Ora, per quanto riguarda la sidebar, io ti ho preparato tre componenti da inserire all'interno del progetto. Non ci mettiamo a scriverli perché sennò la lezione diventa lunghissima, anche perché poi vanno oltre Nuxt, quindi. Andiamo nei componenti e chiamiamo una nuova folder, la chiamiamo, ad esempio, Navigator, ok? Quindi in Navigator adesso io ti copierò i componenti. Sidebar, quindi open content folder, Navigator, Ctrl V. Sono tre componenti, te li spiego subito. E aggiorna, ok. Abbiamo quindi il nostro header, che sarà appunto l'header della nostra pagina, che sarà quello che contiene appunto i link, che sarà proprio la nostra barra di menu. Poi abbiamo la nostra side nav, che sarà appunto la stessa barra, però che si vedrà quando siamo in mobile mode, quindi sarà quella che si vede sul lato. E poi abbiamo un side nav button, che praticamente sarà un piccolo bottone che sarà visibile o invisibile a seconda se sei in mobile o meno. Semplicissimo tutto qua, quindi questo sarà praticamente il classico button che farà visualizzare la side nav o l'header, okay? E di conseguenza poi ci sono degli emit che vengono scatenati. Ad esempio, se side nav button viene cliccato, scatena un evento di side nav toggle, quindi che va appunto andrà a gestire poi quella che è la visualizzazione dell'header o meno, ok? Quindi il codice poi io te lo do, che te lo puoi comunque studiare, ti faccio vedere subito. Quindi andiamo in default e andiamo ad integrare appunto questa sidebar. Quindi come facciamo ad integrarla? Quindi andiamo a togliere quello che avevamo scritto prima e inseriamo il nostro header e lo chiudiamo. Ok? Questo header dobbiamo importarlo e qui noto che non abbiamo neanche lo script nel nostro template, diciamo il nostro layout. Quindi vado a inserire lo script. E dobbiamo fare l'import di sidenav del leader, quindi import sidenav, io direi di prendercelo da un import, sì, copiamoci questo qui che è molto più veloce, altrimenti mettiamo troppo a scriverlo. Ok, abbiamo detto di importare header, la components, la cartella era navigator, header. E poi l'altra era sitemap. Ti ricordo che una volta importati i componenti li devi mandare a inserire all'interno del tuo componente, quindi li importi e li devi, diciamo, innestare. Perfetto, quindi abbiamo i due nostri componenti e poi abbiamo un return, abbiamo detto un booleano, sitemap, false all'inizio, ok, che sarà quello che farà appunto uscire o meno la barra laterale. Quindi abbiamo leader e sidenav. Quindi nel leader, se andiamo a vedere il nostro navigator header, abbiamo un evento che viene messo appunto dal bottoncino piccolino che viene cliccato, che si chiama sidenav bar toggle. Quindi questo è un evento, quindi at. Cosa fa questo evento? Va a negare appunto questo sidenav, quindi sidenav uguale a not sidenav, quindi praticamente ogni volta appunto un toggle, quindi lo accende, lo spegne, lo accende, lo spegne. In sidenav che cosa fa? Verrà visualizzato soltanto, quindi show se sidenav appunto è true. Perfetto. Questo dovrebbe avere un evento di close se non erro, quindi andiamo in sidenav, sì, emette un evento di close, quindi se eventualmente viene messo un evento di close e sidenav sarà uguale a false. Sidenav. Perfetto, quindi niente di particolare. Poi ti ricordo che c'è sempre il codice per poterlo studiare. Quindi aggiorno. Eccola qui la nostra appunto header, che è appunto i nostri link. E poi devo andare a sistemare un po' di CSS che sta spostando questo giù. Bene, questo me lo vedo dopo io. Quindi clicco di qua, spostando, vedi, diventa appunto il nostro sidenav button. Cliccando, escono i nostri link. Perfetto, quindi abbiamo la nostra sidebar e navbar. Quindi questo era tutto un po' per quanto riguarda l'header. Adesso andiamo a vedere praticamente la gestione degli errori, perché se per esempio io qui ho messo un lato un link admin, clicco su admin e quindi l'applicazione scoppia. Quindi andremo a inserire la gestione degli errori e poi per questo capitolo penso sia tutto.